Riccardo Nurecchi, è da un po' che non faccio un video al lago. Ah, che meraviglia la natura, che spettacolo! Ok, ritorniamo dall'altra parte che c'è un po' più di luce. E oggi di cosa ti voglio parlare? Beh, ti voglio parlare semplicemente, più che parlarti, voglio magari aiutarti a fare un click, quelli che vengono chiamati un click interiore, un piccolo spunto di meditazione. Quando abbiamo un dolore, ecco, adesso in questo video magari prendo l'esempio del ginocchio, quando abbiamo un dolore al ginocchio, cosa facciamo? Cominciamo a spalmarci 20 kg di crema antidolorifica, vai in internet, guardi tutte le problematiche, cosa potrebbe essere, cosa non potrebbe essere, ok? Poi se fai Reiki, tieni 36 ore su 24 la mano sul ginocchio alla ricerca della scomparsa del sintomo, del dolore, alla ricerca della guarigione, poi mediti, fai tanta luce su quel fantastico ginocchio e lasciando passare le moto. E cosa ti voglio dire? Non è sbagliato, ma se diventa un'ossessione, potremmo dire così, questa guarigione potrebbe in un certo modo veicolare energie che poi ostacolano in realtà la vera guarigione. E ti racconto un aneddoto di qualche anno fa quando facevo Wing Chun e avevo dei problemi al ginocchio, ero tutto incavolato perché non potevo allenarmi, non potevo fare certe mosse e semplicemente il mio maestro mi ha detto di non essere così. Mi disse: guarda che se non puoi allenare le gambe o la parte dove ci sono le ginocchia, sei sano in tutto il resto del corpo e puoi allenare tutte le altre parti del corpo, fai esercizi diversi. E lì mi sono aperto, mi sono illuminato. Quindi cosa ti voglio dire? Magari non pensare troppo al tuo dolore al ginocchio, magari, non lo so, pensa a quelle cose buone che hai nella tua vita, pensa anche a quelle parti, certo, che puoi ancora usare e che ti servono magari anche per lavorare. Pensa, ecco, in modo diverso, non concentrarti troppo sul tuo problema. Hai male al ginocchio, questo lo sai e basta. Poi farai, certo, magari una volta al giorno il tuo massaggio, la tua attenzione, però non fissarti, ecco, non far sì che sia un'energia fissata, quindi bloccante, sul raggiungere a tutti i costi la guarigione. Osserva quali altre parti del corpo invece puoi migliorare e sono sicuro che così facendo, piano piano, anche il tuo ginocchio, che è l'esempio di questo video, comunque andrà a migliorare. È uno spunto di riflessione. È tutto e benedizioni su di te e alla prossima.